Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Straordinario. Nella mia città, la città di Monza, era previsto lo svolgimento del forum internazionale dell'UNESCO. Per questioni interne, evidentemente al Partito Democratico e al congresso che hanno a breve, si è pensato bene di fare in questo provvedimento una sorta di marchetta, perché il forum dell'UNESCO da Monza viene spostato a Firenze. Io non ho assolutamente niente contro Firenze, anzi ben venga anche Firenze, però non si capisce perché per problemi interni al Partito Democratico deve rimetterci Monza e deve essere spostato il forum dell'UNESCO e i relativi 400.000 euro di finanziamento per far contento il sindaco di Firenze che, guarda caso, verosimilmente potrebbe essere il nuovo segretario del Partito Democratico. Io penso che in questo paese sia venuto il momento di fare l'interesse dei territori a prescindere dalle beghe di partito. Che vengano introdotte delle giustificazioni che non hanno ragione d'essere. Voglio ricordare infatti che è vero che la Villa Reale è in ristrutturazione, questo sì, comunque è venuto il presidente Napolitano per un convegno sull'Expo e quindi la villa è più che agibile. Dal nostro punto di vista questa è una situazione inaccettabile, perché le questioni già programmate e già condivise dovevano essere solamente ufficializzate da quella Commissione, da questo Parlamento. È stata fatta un'altra scelta per motivi politici, ma non per motivi politici strutturali al governo, per motivi politici di concomitanza del congresso del Partito Democratico. E soprattutto voglio ricordare il tentativo rispetto al quale il collega Grimaldi si è battuto qualche anno fa per difendere Monza da un altro scippo, lo scippo che si stava esercitando per portare via da Monza il Gran Premio, che rappresenta un patrimonio importante di Monza, dei Lombardi, del territorio del nord. E quindi le beghe di partito da un lato e le incapacità dall'altro non possono penalizzare una terra ricca e importante come quella di Monza, come quella lombarda e come quella della Brianza. Grazie. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.